Ok, avevo detto che facevamo un piccolo video di presentazione di Unity, proprio minimo di sopravvivenza. Prima di tutto, la prima sopravvivenza che è interessante fare è andare nel Edit Preferences, e poi nell'Edit Preferences dovrebbe esserci da qualche parte la dimensione della UI. Quindi UI Scaling, qui vedete che c'è il 100%, ma voi potete ingrandire questo scaling, quindi togliete questo e gli dite che lo volete un po' più grosso. Quindi, per esempio, gli dite che lo volete al 200%. E lui dice che bisogna fare un restart dell'applicazione perché questo abbia effetto. Quindi chiudiamo questo, chiudiamo il nostro Unity, torniamo qua, facciamo My Project, quindi lo ricarichiamo. La seconda volta sarà un pochino più veloce, quindi invece dei 3 minuti che avevo impiegato prima, 3, 4, 5 minuti, dovrei impiegarci soltanto uno o anche meno, a seconda del vostro computer. E come vedete, adesso abbiamo il font 200%, che però francamente forse è un pochino troppo grosso, però per i fini di questo video va bene anche così. Poi probabilmente dopo lo metterò un pochino più piccolo. L'importante è riconoscere tutti i vari pezzi di Unity e saperci lavorare sopra. Quindi molti cambiano l'aspetto, quindi magari in YouTube vedrete che ci sono delle cose diverse, ma io per semplicità lascio il default. Questa impostazione, accertatevi che in alto a sinistra ci sia Salazar Stenbach, cioè che siate loggati, no? Perché ci sono certe operazioni che si possono fare loggati, come ad esempio l'accesso all'asset store, che però adesso non vediamo. Abbiamo sostanzialmente una finestra che descrive la scena corrente, vedete che c'è scritto sample scene, la scena corrente. E dentro la scena ci sono tutti gli oggetti che compongono la scena, e qui possiamo aggiungerne. La scena viene visualizzata un po' come Blender, qua, quindi qui voi potete vedere la scena dove dentro c'è, se cliccate su camera, vedete che vi fa vedere la camera. La camera è un punto da cui più o meno si vede, ma in spatial non serve. Poi c'è una directional light, che sarebbe questo gettone qua, che potete in qualche modo, diciamo, cambiare, cioè luce del sole sarebbe come viene. Poi abbiamo qua sotto un pezzo di project dove ci sono tutti gli assets. Questo è molto molto importante, quindi dovete poi essere in grado di navigare nei vostri assets. Ci torneremo a brevissimo, perché le scene, tra le altre cose, sono degli asset, quindi quando creiamo una scena, automaticamente, qui sotto gli assets, sotto scenes, se facciamo un click, dovrebbe comparire anche un po'. Ok, vedete che l'ho aperta e compare questa sample scene, che sarebbe la nostra sample scene. Quindi noi possiamo praticamente lavorare sulla scena a livello di asset, quindi creare le nostre scene. Se le scene con queste icone grosse ci danno fastidio, possiamo sempre ridurle praticamente in modo tale da averle piccole come nome, senza l'icona grossa. A volte però molti preferiscono avere l'icona perché capiscono meglio che cos'è, cioè che è una scena. Comunque l'icona rimane sempre. Ci sono parecchie cose qua, però la cosa fondamentale è che gli assets sono strutturati come il vostro disco, quindi c'è tutta una serie di cartelle, sottocartelle, eccetera. Ed è lì che praticamente andrete a creare tutte le vostre cose. C'è ancora una finestra di console, che al momento non guardiamo, e soprattutto la cosa più importante sono l'inspector. L'inspector vi fa vedere gli oggetti che inserite e che caratteristiche hanno. Ad esempio, se clicchiamo su Main Camera, vi fa vedere come è messa la camera, da quali componenti è costituita. Adesso, nel caso della camera, ci interessa poco. Andiamo a creare un oggetto più interessante dal nostro punto di vista, che sarà un piano, perché la primissima cosa che io faccio sempre in Unity è di creare il pavimento dove camminare. Quindi clicco sulla freccina, oppure anche sul più, lo stesso, e vado su 3D Object e creo Plane. Ok, Plane, accertatevi che abbia la componente di transform, che sarebbe la posizione, la rotazione
e la scala, più simile a Blender, insomma, qualcosa sia a zero, soprattutto la posizione. Se non fosse a zero perché avete fatto qualche cosa, perché non è a zero, basta che andiate su questi tre puntini e fate il reset e lo rimettete praticamente a zero. Ora, se notate, quando entrate avete le frecce blu, rossa e verde. La verde è quella verticale e la freccia, diciamo, che poi vedremo che è più importante, sarà la blu, che punta tipicamente sul davanti degli oggetti spatial. Ma osservate questo paletta. Questa qui la ignoriamo per il momento. La paletta praticamente vi dice quali maniglie sono disponibili. Per esempio, se le maniglie, se cliccate qua, praticamente c'è il Move Tool, quindi potete muovere praticamente il vostro piano in alto, in basso, a sinistra, a destra. Se la muovete, volete tornare e vedete che si è cambiata la posizione, quindi per tornare a casa, vi fa il reset qua e quindi siete a posto. Potete anche cambiare la rotazione, se non vi piace il piano fatto così, lo fate girare con questi affari, quindi girate, vedete che cambia la rotazione attorno all'asse verticale. Anche qui stessa cosa, reset, lo rimette a posto. Abbiamo ancora la scalatura, che sarebbe l'ultima riga. La scalatura funziona che o scalate tutto, quindi cliccate verso il cubo interno e quindi si scala tutto. Oppure, tra l'altro, se andate verso l'alto, in basso, insomma, qui vedete un po', la potete scalare in più o in meno, oppure potete scalare una singola praticamente lunghezza o larghezza in modo tale da ottenere l'effetto che volete. Allora, qui facciamo di nuovo un reset del piano al suo valore 111. 111 non è grandissimo, ma non è neanche piccolissimo, quindi va bene. Poi c'è questo che per il momento vi risparmio, che consente di modificare le dimensioni, ma è molto utile in realtà secondo me, ma può essere confondente all'inizio, quindi ignoratelo. Questo qui anche può essere molto utile perché vi permette di ruotare e di modificare la posizione, ma può essere confondente al solito, quindi non usatelo. Quindi usiamo sempre questi tre, quindi posizione, rotazione e scalatura, e eventualmente la manina che ci permette di muoverci all'interno. Ora, se voi andate sulla scena e vedete l'asterisco, vuol dire che abbiamo modificato qualcosa, quindi basta fare Ctrl S per salvare la scena e vedete che sparisce l'asterisco. Se fate doppio clic su un oggetto, viene fatto lo zoom quell'oggetto automatico ed è molto comodo. Ora, altre cose con la rotellina, vi avvicinate o vi allontanate, e poi c'è la navigazione che io trovo molto molto comodo premendo l'alto, quindi premendo alto vedete che viene l'occhiolino, e poi potete fare orbit attorno all'oggetto corrente, un po' come in Second Life. Quindi girando praticamente con alt, orbit, eccetera, potete navigare nella vostra scena. E col mouse, cioè, quindi io faccio Alt e poi clicco col tasto sinistro del mouse e muovo il mouse e ottengo questo effetto orbiting. Il piano non si sposta, ma io posso vedere meglio la scena. Allora, adesso abbiamo sempre il piano, però su questo piano ci costruiamo ancora un altro oggetto che io costruisco sempre, che è un cubo. Quindi costruiamo un cubo, vedete che il cubo è messo lì. Il cubo lo alziamo un pochino in modo tale che sia appoggiato sul piano. Per sapere se è appoggiato bene, possiamo lavorare con questo gizmo, cioè questo gettone strano, che ci permette di praticamente, se clicchiamo qua, dovremmo vedere praticamente di fronte e quindi dovremmo vedere se è alto sul piano. Vedete, questo è il piano, quindi è abbastanza allineato. Se abbiamo dei dubbi, comunque possiamo ruotarlo leggermente, sempre con l'Alt e il clic, vedete che giriamo, e vediamo se è allineato giusto, quindi più o meno sì, no? Giusto. Io spesso, quando faccio queste cose, il cubo cerco di metterlo in una posizione asimmetrica, in modo tale da capire meglio dov'è, quindi lo metto magari verso uno spigolo. Che non, in maniera tale da capire bene la situazione, in modo tale che l'avatar capisce la direzione giusta.
L'altra cosa, poi qui salviamo sempre la scena, CTRL S, CTRL S, ecco, sparisce l'asterisco. L'altra cosa che vediamo subito è il colore. Quindi di solito dentro, allora, qui ci sono gli assets che abbiamo detto che sono tutte le scene che fate, come vengono costruite. Io di solito dentro gli assets vi consiglio di fare una cartella. Questo è un metodo mio, ognuno ha i suoi metodi, e gli mettete praticamente una cartella. Per esempio, noi facciamo corso Unity, ecco, dove mettete tutte le vostre cose, corso Unity, e poi dentro la cartella che avete creato, create praticamente delle sottocartelle per ogni lezione o per ogni operazione che fate. Quindi create un'altra cartella e facciamo primi passi. Okay. In modo tale che tutti gli oggetti, adesso cliccate ancora qui dentro, siete dentro Assets, Corso Unity, primi passi, e qui dentro potete costruire la scena. Ora, questa sample scena che vi ha fatto lui, la prendiamo, possiamo prenderla, in teoria possiamo trascinarla dentro primi passi, e abbiamo ottenuto di fatto che non è più dentro scene, ma si è spostata. Quindi il trascinare gli oggetti da sopra a sotto, la scena in questo caso, equivale a spostarlo nella gerarchia ed è molto comodo. Quindi sotto primi passi abbiamo sample scene e possiamo fare anche F2 e la chiamiamo prima scena, okay? Così siamo sicuri che è la prima scena. Ok, quando cambiamo il nome della scena ci avverte che deve cambiare anche qua e quindi noi diciamo sì, va bene, abbiamo prima scena. Ora, per questo video vediamo soltanto come, intanto rivediamo brevemente cliccando, magari con la manina si clicca, sì, perché si possono, no, bisogna avere praticamente questo, si cliccano praticamente i vari oggetti, quindi o si clicca sulla scena questa, oppure si clicca qua, tipo se si vuole selezionare il cubo, si clicca sul cubo. Qui a destra abbiamo detto che abbiamo i componenti, e quindi sui componenti abbiamo il componente di transform. Qui tra parentesi ci sono un sacco di cose che poi scoprirete col tempo, ma ad esempio prima di pubblicare probabilmente si metterà statico anche il cubo, statico vuol dire che fa parte dell'ambiente. Altre cose che si mettono è diciamo, che controllate sempre, insomma, soprattutto il materiale, cioè che vuol dire di che colore è, che texture ha, e noi adesso lo faremo solo colorato, molto semplice. Si può controllare il lighting, cioè la luce, come si fa ombra, se non fa ombra, e cose, se lui è luminoso a sua volta. Si possono anche controllare eventualmente altre cose che adesso lasciamo perdere perché sono abbastanza complesse per il momento, ma soprattutto dovrete vedere i collider, cioè gli oggetti su cui voi volete che l'avatar collida, quindi in particolare cammini, per esempio nel caso del piano è importantissimo che poi l'avatar possa camminarci sopra e non sprofondarci, allora deve esserci un collider che in questo caso è un mesh collider. Quindi controllate sempre di avere, ecco, complessivamente il transform, che è importante, il materiale, perché sei colorato, eccetera, e il collider. Poi, quando faremo scripting, ci saranno tanti altri componenti che vedremo che sono utili, fra i quali anche la programmazione visuale oppure i componenti speciali, diciamo, di Spacer. Comunque, adesso fermiamoci. Siamo ancora nella parte Unity e facciamo solo, mettiamo soltanto il materiale. Quindi come facciamo per mettere un materiale? Qui facciamo un create e creiamo, qui c'è la possibilità di creare il materiale, ecco, create material. Creiamo questo materiale, vedete che ci compare nell'inspector e non nella scena, perché il materiale poi deve essere associato alla scena, ma per il momento lo si crea, diciamo, negli assets, e il materiale lo creiamo come materiale, chiamiamolo verde, perché lo vogliamo fare verde. Allora, chiaramente non è verde, perché per essere verde dobbiamo metterci un albedo, cioè una texture oppure un colore. È sufficiente andare qua e cliccando qua, se vogliamo farlo verde, dobbiamo andare sul verde e poi selezionare la quantità di verde che vogliamo mettere,
orizzontale qua, vedete, quindi che ha messo questa cosa. Se lavoriamo sull'RGB la possiamo controllare meglio, nel senso che qui c'è un po' di blu in realtà, e noi lo mettiamo a zero per avere un verde pulito. Ecco, questo qui è totalmente verde, vedete che è centrato sull'area verde. Una volta che è verde, effettivamente questo materiale può essere trascinato, quindi clicchiamo su questo, trasciniamo qua e vedete che è diventato verde il nostro piano di appoggio. Qui abbiamo sempre il CTRL S, ecco, vogliamo far diventare di un colore diverso questo, quindi creiamo un altro materiale, Create Material, e lo facciamo materiale rosso, ok? E il materiale rosso con lo stesso sistema, quindi clicchiamo qua, e mettiamo tutto rosso qua, tanto per qualche motivo l'ha capito, era rosso, forse il default è rosso o qualcosa del genere. Si è fatto tutto rosso, quindi questo materiale rosso lo prendiamo, lo spostiamo sul cubo e quindi abbiamo la nostra prima scena elementare, in cui abbiamo il materiale rosso e il materiale verde. Qui vedete che i simboli, tra l'altro, se noi aumentiamo un pochino la barra qua sotto, mentre se è tutto compresso ci dice solo col materiale, ma non ci dice che colore è, non appena diventiamo un pochino più grande ci dice anche che quello è un materiale, quindi è un tondo verde piuttosto che rosso. Quindi diciamo che queste sono le basi zero di sopravvivenza elementare. Le ripetiamo un secondo, quindi per spostare un qualche cosa nella scena, allora, tanto poi per creiamo con 3D Object e creiamo i nostri oggetti, quindi abbiamo visto la creazione di un cubo e di un piano. Però possiamo creare anche altre cose, sfere, capsule, cilindri e quad, che sono delle cose speciali. Altrimenti poi quando creeremo Spatial ci sarà una Create Spatial, lo vedremo. Comunque, questa è una scena, ricordiamoci sempre di salvarla, ricordiamoci sempre di averla in un posto rintracciabile, in un posto, quindi negli assets cerchiamo di non fare tanta confusione, di mettere tutto sotto la root di assets, ma di crearsi sempre una serie di cartelle in modo tale da non confondere le nostre cose con quelle di sistema. Va bene, ora è tutto. Ci sentiamo al prossimo video, dove vediamo invece l'installazione del toolkit vero di Spatial.